Ciao a tutti capriccini, bentornati in questo nuovo episodio della serie In Compagnia di Herobrine. Ma che cavolo sta piovendo dal cielo? Ragazzi, cosa succede? Abbiamo qualcuno fermi che sta pioggia di villager. Ragazzi, esplode il server. Ok, per un botto di Jenny Ortega. Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video della serie In Compagnia dei miei amici all'interno della Pixelmon. Oggi in compagnia di un fiume di è una fontana, però guarda, artistica. Okay, io vi abbandono, ragazzi. Comunque, come state? Spero tutto quanto bene da casa. Questa serie qua, lo sapete, è un po' così, è un po' problematica. L'unica cosa che vi chiedo in questo momento è lasciare un mi piace, perché se questo server collassa, io ci ho proprio tenuto tanto a portare questa serie in compagnia vostra. Oggi, cari amici miei, guardate cosa ho nella mia mano destra. Guardate, una caramella cos'è. Rara. È una caramella rara, la caramella rara della serie, amici. Ma non solo. Noi tutti oggi cercheremo di livellare i nostri starter che abbiamo ottenuto, ma non solo, sbloccheremo finalmente la terza evoluzione di ogni nostro starter. Così finalmente Loco avrà un Pokémon abbastanza potente, amici, mi raccomando. L'unica cosa è che da casa ci stanno insistentemente chiedendo di far catturare dei Pokémon a Loco. Quindi, Marci, devi chiedere quanti mi piace dobbiamo raggiungere per far sì che Loco possa avere una squadra. Secondo me, guardami bene, 12 like a testa, cioè totale. 12 like a testa, secondo me. Però dovete prendere il telefono dei vostri genitori, lasciare mi piace e guardare tutto quanto il video, così facciamo un bel watch time. Comunque, campioncini, dobbiamo fare questa cosa, ma non solo, ragazzi. C'è una sfida in ballo, ok? L'ultimo che arriva con il proprio Pokémon evoluto perderà il fatto che potrà catturare il prossimo Pokémon leggendario. Avete capito tutti? Okay, per favore. Ok, quindi adesso ci allontaniamo tutti quanti, ognuno si fa gli affari propri e andiamo a livellare i nostri Pokémon, va bene? Va bene. Ci vediamo dopo, amici. Ciao. Ok, ragazzi, perfetto. Adesso noi abbiamo il nostro Combusken, che è qua davanti, gli do una bella caramella rara. Tecnicamente lui si livella al 36, se non mi sbaglio. Ma non solo, ragazzi. Volevo mostrarvi che il mio Combusken ha anche imparato delle nuove mosse. Quindi, ragazzi, questa è una cosa veramente ottima. Solo che non ho ancora capito come insegnarne di altri. Quindi ci può stare, perché comunque abbiamo con noi Scratch, che è una mossa che è abbastanza forte. Marci è appena uscito dal server, però vabbè, fa niente. E abbiamo anche Flincharge, che è una grandissima e ottima mossa. Qua sotto ci indicano anche la potenza e la precisione di ogni attacco. Però purtroppo, essendo che devono ancora aggiornare, devono mettere la loro potenza, ragazzi, il che è una cosa molto carina. Oggi quindi dobbiamo livellare il nostro Combusken, ma non solo, perché off camera ho preparato anche tutti quanti gli starter che ho catturato in compagnia dei miei amici. Ma qua abbiamo praticamente una festa, non ci posso fare nulla. E tutti gli starter, appunto, che abbiamo preso l'altra volta, li ho livellati da solo, fino a far sì che ognuno potesse arrivare alla sua seconda evoluzione. Abbiamo il nostro super piccolo Chespin, che tecnicamente possiamo evolvere. Infatti, premiamo sul tasto evolvi e diventa un Quilladin. Guardate che carino che è, ragazzi. È super, super carino. Poi abbiamo il nostro Grookey, che anche lui si può evolvere. Quindi andiamo direttamente a evolvere anche il nostro super Grookey. E lo... no, Nico! Oh, Nicolò! Non ci provo... No, Nico! Non è che lo vedevo un po' spento. Nico, io veramente... Guarda, vai via. Dai, fagli compagnia. No, no, ciao. Nico, ciao. A livellare i tuoi Pokémon, per favore. Guarda, me ne vado. Livello 32. Senti l'altro. Ok, intanto abbiamo livellato ed evoluto il nostro Twikey al 18, che è veramente molto molto carino. E poi lui, ragazzi, ho visto che tanti di voi erano fan di Poplio, quindi nei commenti scrivetemi qual è il vostro starter preferito, che vi lascio un cuoricino. Marci purtroppo sta avendo un po' di problemi a quanto vedo, perché continua ad entrare e uscire. Ma noi livelliamo ed evolviamo il nostro proprio Embryon. Mamma mia, ragazzi, siamo qua anche a vedere tutti quanti i vari modelli. Poi, fatto Embryon, ragazzi, abbiamo lui Fennekin, che anche questo ho visto che tanti di voi sono fan di Fennekin, e lo dobbiamo evolvere in Bryxen, molto 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 carino, per poi arrivare nell'ultimo, che è il nostro amico Tepig. Anche lui si può direttamente evolvere e lo possiamo portare in Pignite. Ok, ottimo, abbiamo una bella squadra starter. Ma la cosa importante in questo momento, quindi, andare col Combusken alla ricerca di Pokémon abbastanza forti per poter essere eliminati. Loco purtroppo ci ha abbandonato, ma noi siamo qua solamente per dar fuoco a questo Doduo, per fare esperienza, per livellare il nostro super Combusken. Bravissimo, che si è comportato molto bene. Alcuni Pokémon tecnicamente potrebbero dropparci magari un'altra bellissima caramella rara. Questo Oddish al 13, quindi non ci interessa. A noi interessano Pokémon più potenti, e soprattutto sono curioso di vedere chi sarà l'ultimo a raggiungere appunto la battaglia che abbiamo deciso tra di noi, cioè chi ha livellato per ultimo il proprio starter. Dovrei ricordarmi un attimo cosa hanno preso gli altri come starter, perché non mi ricordo. Purtroppo Buddy oggi non c'è, quindi non possiamo fare questa sfida con lui. E questo Dubwool l'abbiamo eliminato. Combusken ha fatto 1499 di esperienza, e siamo alla metà della sua esperienza. Questa barrettina qua azzurra è appunto
appunto l'esperienza del Pokémon in sé. Quindi molto, molto, molto bene. Locke era solo al 32, quindi ottimo, perché è ancora basso. Questo Zubat è assolutamente eliminare con un bel Ember. Eliminato, ottimo. Vediamo quanta esperienza stiamo per portare a casa. Altri 250, sono pochi. Dobbiamo cercare dei Pokémon che sono intorno al 30, perché almeno in questo modo possiamo livellare per bene. Un altro Zubat al 24. Vieni qua, Zubat, Zubat, Zubat. Fermati, dannazione a te. Stay in charge. Eliminiamolo. Marco? Marci, che succede? Hai un cadavere dietro. Dov'è? È là dietro. Non lo vedo. Dietro di te. Grande Marcia, 43. Questa è una roba molto interessante, perché in questo modo posso andare in battaglia con lui. O lo catturi. Aspetta, vado in battaglia con lui, così provo a catturarlo e in più farmo anche un po' di esperienza per il Combuskan, perché gli manca veramente pochissimo per essere trasformato. Io appelo, appena fatto il livello per il Marston. Oh, quanto ti manca? L'ho fatto adesso, posso evolverlo. Ok, bravo, bravo. Sai gli altri come sono messi per caso? Non so niente molto ancora. Bene. Manca pochissimo. Ok. 35, signor Demark. 35. Preso, grande Marcia. Ottima chiamata, tanta roba. Ok, ok, ragazzi, a me manca veramente poco, Qui c'è un altro, però. Ah, c'è un Jigglypuff, non l'avevo mai visto. Prendilo, Marci. Ma guardalo tu, che bello, è il 23. E io purtroppo bellissimo. In questo momento devo tankare, perché ho il Combuskan anche, gli manca pochissimo per essere livellato. Quindi eliminiamo questo Vulu, per favore, eliminiamo Vulu. È peccato che non ci sia Buddy, ragazzi, perché avrei voluto livellare anche Buddy. I suoi Pokémon. Oh, campione, dimmi. C'è un altro cadavere al 38. Oh, dov'è? Questo, se non lo catturi te, ok, lo catturi te allora. No, prendilo. Voglio prendere, io voglio solamente livellare. Ammazzalo, ci mancherebbe. Ti fai un botto di livelli. Sì, voglio. Anche perché tu in realtà appunto hai già fatto, quindi arrivo. Sì, io ho anche il Charmeleon al 37. È al 38? Sì. Non so se la faccio. Ci proviamo però, dai. Andiamo di Ember. No, mi ha sciolto il Combuskan. Mi ha disintegrato il mio Combuskan, Madamarci. Non è il massimo. Credo che io debba cosa. Uscire da questa battaglia. Me ne andrò proprio molto volentieri. Arrivederci, devo curare il mio Combuskan. Nico, tu come sei messo? Io, signor Marco, sono al 35. Mi vale un livello e ce l'ho. Anche io sono al 35. Lo sto per fare. Donazione. Va bene, devo curare assolutamente il mio Combuskan. Poi però le evoluzioni le facciamo tutte assieme, raga. Assolutamente, dai, sì. Cioè, allora, noi dobbiamo entrare all'interno del centro Pokémon. Quando si è dentro al centro Pokémon vuol dire che tutti quanti hanno raggiunto appunto quel livello per evolvere il proprio Pokémon. Quindi bisogna fare questa corsa. Ricordiamoci che l'ultimo... Nico? Io ho fatto non già Non è successo tutto. Nulla. Dicevo, ricordiamoci che l'ultimo sarà colui che non potrà prendere il prossimo leggendario, mi raccomando. Io sto già a posto, i leggendari. Io sento Nico, guardalo come mi dà fuoco. Guardalo come vuole... Come vuoi è stato Marci. Stato Marci. Sono innocente. Combuskan. Sì, ragazzi, io ce l'ho fatta. Quindi chi è l'ultimo di voi? A me manca Nico, io sono dentro. Non è vero, io ci sono. 36. Manca Loco. L'ultimo. Aspetta. No, ma no, posso. No. Ah, ultimo Loco. Non ci credo. Dai, ce l'ho 36. Guarda, Loco, mi spiace, ma sei l'ultimo. Tutti quanti hanno visto, Loco è stato l'ultimo a entrare all'interno del centro Pokémon. Di conseguenza, va, prima chi è stato il primo? Ma Nico l'ha già voluto. Allora. Io e Marci. Vai, ecco. Marci. Oh! Swampert. Che bello. Che buono. Aspetta, però, bro. Bro, sei pronto? Bellissimo. Vai. Anche il Charmeleon. Bro, sì. Vai. Wow. Bello. Mamma mia. Bello, ragazzi. Charizard è veramente spaziale. Swampert è bello, Poi abbiamo... Guarda il mio Cinderace, che carino. Il Cinderace di Nico. E, ragazzi, siete pronti? Siamo tutti pronti? Vai, Marco. In Blaziken. Com'è? Vi piace? Bellissimo. Bello, no, ma dai, bellissimo. È bello Blaziken, raga. Madonna. Molto bello. Io ho una sorpresa per te dopo. È un altro Pokémon che ti voglio far vedere che voglio evolvere. Devi attendere. Io guardate che ho evoluto tutti gli starter che abbiamo catturato all'interno della Mushroom Island. Se Nico mi dà fuoco, io lo fermo a banno per una giornata intera. Ma lui è di fuoco, non dovrebbe morire, guarda. Va bene. Mi stai sfidando? No, non ti sto sfidando, Nico. Vai, Loco. Vai, è il tuo turno. Evolviamo il mio Pokémon. È il tuo turno. Vai, Loco. Vai. Evolviti. Ragazzi. Figo, Ma che schifo. No, dai, è bello. Comunque, per una persona orribile, un Pokémon orribile. Ma guarda come si muove, brutto. Facciamo una cosa. Loco, tu quanti Pokémon hai? Due. Allora, io adesso voglio fare una battaglia con Loco, ragazzi. Con solo due Pokémon. Il mio Blaziken, altro che livello è l'altro tuo Pokémon? 35. Ok, quindi un Pokémon più o meno intorno a quel livello. Prendo questo. Vai, vieni con me, Loco. Facciamo una piccola battagliettina io contro di te. Vieni qua, signor Loco. Va bene. Vai. Forza fronte. Nico, se dai fuoco a è Nico, perché basta. No, per mettere un po' più di un po' di pepe. Mi piace. Un po' di pepe. Signor Loco, accetta la mia battaglia. Accetto la tua battaglia. Allora. Ok, mi piace. Allora, fight. Siamo pronti? Ma il tuo Blaziken è tipo fuoco. Il mio è tipo erba.
Ok. Ma che infame. Mi spiace, loco. Sì, non volevo essere qui. Oh, mamma. Ah, non è la croce di Herobrine. Ma è arrivata la croce di Herobrine. È morto Loco? Ma Loco è in battaglia, ma è morto. No, sono vivo. Ah, ok, io. Ok, ok. Ma che cosa sta succedendo? Sto battagliando con Loco. Loco, ti ho eliminato? È demolito. Sì, con un Blaziken. Cosa ne pensi? Grazie, mi hai fatto livellato il mio. Il mio Blaziken, Loco. Grazie. Ma perché c'è un Herobrine qua, raga? Ma c'è Papinello e Volvo che sfuggono. Nata la croce di Herobrine nella Pixelmon. Perché c'è un gran titolo questo, ragazzi? È un gran titolo. Bene, sono felice, ragazzi. Siete felici dei Pokémon che avete avuto in questo episodio? Belli. Ok, campioncini. Noi ci possiamo fermare qua. Ci salutiamo. E ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Ciao, saluta Herobrine prima anche. Ciao Herobrine. Molto bello. Basta.